Chi mi conosce lo sa, non scrivo mai i miei interventi, preferisco parlare come viene. Ma noi stamattina non possiamo sbagliare, non ci possiamo accontentare di una bella chiacchierata, non possiamo fare giri di parole, non possiamo tergiversare, non possiamo permettere che questa sia l'ennesima puntata di un convegno infinito. Da questo forno deve uscire la pizza, da questa casa devono uscire le cose. Non c'è più tempo, di questo vi voglio parlare. La gente ha preso i pullman, ha viaggiato di notte per essere qui stamattina. Si sente un'urgenza nell'aria e nel paese. Non possiamo tradire questa domanda che sale, questo bisogno di politica in carne ed ossa, di un bagno di realtà capace di strappare il cielo di carta di un renzismo di plastica. Dirò poche semplici cose. Non me ne frega niente del dibattito sulle alleanze, se questo dibattito è un altro referendum che ci tiene al palo e ci divide. Io faccio il sindaco di un comune di 60.000 abitanti e governo insieme al Partito Democratico. Sono sindaco di un centro-sinistra biodiverso e anche forse in via di estinzione. Non mi accanisco sulle prossime amministrative e sulla maionese impazzita tra Roma e Milano, anche se sono tra chi, come ha detto ieri bene Marta Bonafoni, si tormenta ancora sul centro-sinistra nazionale. Dico solo che stare contro Renzi non ci basta a costruire un'idea diversa di paese. L'idea diversa di paese, tema per tema, con gli argomenti e l'autorevolezza, dobbiamo disegnarla noi, senza metterci sugli spalti di qualche inutile tribuna a fare i raccattapalle di chi tira fuori dalla porta. Non me ne frega niente del dibattito sulla leadership, della fascia da capitano a Nicola Fratoianni, a Stefano Fassina, a Claudio Riccio, ad Alfredo Dattorre, dell'esperienza contesa tra Cofferati e Pisapia. Ho piena stima di tutti questi nomi, c'è solo un post-it da aggiungere, una sola condizione da precisare, lo ha detto prima bene Marianna Pederzoli con garbo e gentilezza. E cioè che la sinistra non è uno sport per soli uomini e la partita di genere è inclusa nel pacchetto. E se per sedere ai tavoli delle decisioni anche stavolta conterà essere maschio o femmine, vi mostreremo che anche le ragazze sanno giocare a calcio. Noi siamo la porta d'emergenza per uscire dalla fiction a reti unificate, riprenderci il paese dalle mani di chi lo dipinge da acquerello, per calmare le paure e negare i conflitti. Dobbiamo lasciare nello spogliatoio del nostro faticoso dibattito interno l'accappatoio della testimonianza, la postura delle anime belle, pulite e preoccupate, che si tengono a distanza mentre Troia brucia. Ci dobbiamo tuffare di testa nell'acqua sporca di questa Italia di cemento e di specchi. Noi dobbiamo fare con le mani un paese felice per tutti. Per dirci ambientalisti non basta il referendum contro le trivelle. Dobbiamo vendicare lo sblocca Italia e pretendere una legge sul consumo di suolo che diriga le politiche sull'urbanistica e sulla casa, dati alla mano, e imponga una pianificazione urbana dei territori che rilanci l'edilizia popolare, la rigenerazione e il riuso, l'inclusione delle periferie nella vita delle città e regoli l'espansionismo senza testa dell'economia del mattone, rispettando il nostro paesaggio, il nostro agro e le nostre coste, imponendo salute urbana, sicurezza idrogeologica e l'abbattimento di ogni inutile speculazione. La sfida della conversione ecologica senza la sfida della buona urbanistica rischia di essere romantica e atrofizzata. Non basta dire che siamo per la giustizia sociale e per l'uguaglianza. Dobbiamo presidiare le battaglie che non fa nessuno, gridare contro lo scandalo di un governo nemico degli anziani che fa cassa sui vedovi e sulle vedove e minaccia le pensioni di reversibilità, le stesse con le quali i genitori e nonni tengono in piedi brandelli di welfare per figli e nipoti.
Un governo che mentre faceva la riforma della scuola e scarabocchiava una riforma del sostegno, dimenticava partite importanti come quella dell'assistenza specialistica dei disabili nelle scuole, dell'infanzia, elementari e medie, che continua ingiustamente a cadere sulle spalle dei comuni e dei piani sociali di zona, come se il diritto allo studio dei bambini con disabilità gravi, fisiche e intellettuali, fosse una partita di secondaria importanza e se le famiglie che chiedono dignità e istruzione e il pieno rispetto della legge 104 fossero cittadini di un altro Stato. Dobbiamo guidarla, la battaglia sulla libertà di amarsi, senza perdere diritti dei tanti omosessuali di questo paese, le cui vite, le cui possibilità, i cui sogni di normalità sono finiti negli ingranaggi feroci di un regolamento di conti tra PD e 5 Stelle. Senza smettere però di parlare con il mondo cattolico democratico, protagonista di tante battaglie sull'accoglienza e sulla lotta alla povertà, che in questa sinistra moderna, laica e giusta deve sentirsi accolto e non respinto. Dobbiamo pretendere, e ho finito, che sia questo partito e non un altro a guidare la sfida del reddito minimo garantito, perché dobbiamo smetterla di parlare di lavoro come 20 anni fa, senza sapere che chi ha iniziato a lavorare 20 o 15 anni fa come me si è sfinito in un precariato acrobatico che non conosce retromarcia. E non è colpa solo di leggi sbagliate, ma anche di un ritardo culturale, di tanti pezzi di politica e sindacato che non hanno saputo pretendere per la mia generazione tutele, spesso solo per non perdere le tessere di chi era salito prima sulla giostra della stabilità. E noi sotto a mangiare zucchero affilato amaro. Tre partite io e Co-co-co, noi che non l'abbiamo conosciuto mai, il diritto al risparmio che fa tremare il paese, il salario dei contratti nazionali di cui tutti parlano. Ho finito davvero. Chiediamolo ai giovani il lavoro che cosa è diventato e occupiamoci di quel lavoro, quello degli stage gratuiti, dei praticanti gratis, dei ricercatori che devono pietire il rinnovo di un assegno, dell'impoverimento dei liberi professionisti, di chi si sbatte senza orario di lavoro per costruire la fine del mese, partorendo i figli che faranno il futuro dell'Italia senza nemmeno l'assegno di maternità. Prendiamo questa rabbia, questa indignazione, questa insofferenza di cui è pieno ogni angolo del paese. Impastiamoli di coraggio e ostinazione. Non c'è tempo per rimandare ancora la partenza. È stato bello rivedervi tutti dopo Human Factor e le tante altre occasioni, ma la cosmopolitica non si fa nello spazio. Bisogna andare sui marciapiedi d'Italia, suonare i citofoni di chi non crede che valga più la pena, suonare forte, suonare bene. Non stanchiamoci adesso. Ciao! Grazie Paola, grazie! Brava, la parola a Tommaso Fattori, consigliere regionale della lista Sì Toscana a sinistra. Grazie. Dunque, vorrei, diciamo così, che non venisse colto come un elemento polemico, no, però vorrei evitare che nel nostro dibattito di oggi venisse rimosso un pezzo del panorama politico. La domanda è: siamo all'anno zero, siamo nel deserto dei tartari o esistono già dei germogli di processi unitari a sinistra, cioè esperienze positive nei territori di unità a sinistra? Esistono e come? A livello locale, a livello municipale e persino a livello regionale, appunto come Sì Toscana a sinistra. E possiamo interpretare questi processi come dei micro processi spontanei costituenti a sinistra. Allora la domanda è: queste esperienze sono perfette? No, assolutamente no. Sono imperfette, ma nel senso che noi oggi dobbiamo costruire qualcosa di più largo, non qualcosa di più stretto. Non possiamo perdere pezzi rispetto ad esperienze positive che stiamo costruendo nei territori. Lo dico in maniera molto chiara, sarebbe assurdo avere due o più processi costituenti in contemporanea, sembreremo una gabbia di matti. Insomma, non possiamo eludere la questione.
se serve e serve un nuovo soggetto di sinistra, serve anche un unico soggetto della sinistra. E badate che è incomprensibile che un processo unitario si blocchi perché non ci si mette d'accordo sulle forme organizzative. Se ci si deve sciogliere prima, durante, dopo, si decide come sciogliersi, qualcuno vuol restare come un'associazione culturale perché poi l'elemento è cosa c'è sulla scheda. Allora, e lo dico perché la mancanza di un soggetto unitario nazionale che abbia la grandezza e la forza di alcune esperienze locali mette in difficoltà e indebolisce le esperienze unitarie locali. Allora io dico, l'unità è possibile ed evidentemente l'unità non è nemmeno particolarmente difficile se per esempio in Toscana siamo capaci di costruirla in maniera armonica ed efficace, ma ovviamente non è sufficiente perché il difficile è poi il resto, com'è che aggreghiamo le persone su battaglie concrete, com'è che costruiamo un progetto credibile per la maggioranza dei cittadini, com'è, perché il punto non è coinvolgere 10 parlamentari, è più importante andare a coinvolgere 10 nostri vicini di casa o 10 nostri colleghi di lavoro. Allora, se questo è il nodo, noi dobbiamo provare ad avere un processo costituente unico che sia però al contempo anche ambizioso e porti il nostro dibattito fuori dal provincialismo italiano. Un soggetto politico nuovo deve avere l'ambizione di essere immediatamente europeo, immediatamente transnazionale. Idealmente dovrebbe essere come una sezione italiana di un partito europeo che abbia un respiro europeo, capace di coordinarsi con Syriza, con Podemos, ma non in maniera, diciamo, occasionale, in modo strutturale, non per fare come Podemos o far come Syriza, ma per cambiare insieme a Syriza e a Podemos questa Europa, per essere all'altezza dei problemi e delle soluzioni del nostro tempo, perché se noi oggi vogliamo ridimensionare il terreno della finanza e tassare la speculazione, dobbiamo muoverci su un terreno europeo. Se vogliamo pensare a un quantitative easing che non sia per la finanza ma per l'economia reale, che crei posti di lavoro e vada nella direzione della conversione ecologica delle produzioni, ci dobbiamo muovere su un terreno europeo. Abbiamo bisogno di un soggetto che abbia il coraggio di dire cose banali, ma che sappiamo che la ricchezza c'è, sta in poche mani e dobbiamo andare a prenderla là dove è, che deve essere illegale lavorare ricevendo un salario al di sotto di una certa soglia, che deve essere stabilita per legge. Dobbiamo dire che i voucher sono il terreno del nuovo schiavismo e dobbiamo dire che i referendum vanno rispettati, perché quando i cittadini italiani dicono che l'acqua e i servizi pubblici locali, i beni comuni, sono beni di tutti, non si può continuare a fare profitto sui beni comuni. E come Syriza, come Podemos, noi dobbiamo essere capaci di costruire una sinistra autonoma e non subalterna, che non si pensi come ruota del carro di qualcun altro, come ruota del carro di un altro progetto. Dobbiamo avere una nostra cultura, una nostra analisi, un nostro pensiero politico, che non può essere il rimasticamento di quello che dicevano Tony Blair o Massimo D'Alema 20 anni fa. E badate che questo è il problema. Non possiamo oggi pensare di ricostruire, diciamo, un progetto moderatamente socialdemocratico, ci aspettiamo che Renzi se ne vada e torniamo al Novecento. Oggi il problema è costruire un fronte contro l'austerità e contro il neoliberismo, di cui purtroppo anche le socialdemocrazie europee sono parte, e per la gran parte dei cittadini europei, guardate il voto, ormai non sono più attraenti appunto questi progetti, non è attraente l'eterno presente in cui da 20 anni si sono calate le socialdemocrazie europee, riprendendo le ricette dell'avversario, facendo persino propria la metafisica dell'avversario, perché siamo su un terreno vicino alla religione, no? L'inevitabilità delle leggi ontologiche del mercato. La socialdemocrazia purtroppo è morta nel Mar Mediterraneo, nei morti del Mar Mediterraneo. La socialdemocrazia è morta nella post-democrazia e nelle parole di Martin Schulz. Ricordate cosa ha detto Martin Schulz? Speriamo che Tsipras perda il referendum, così viene un bel governo di tecnocrati e Syriza verrà spazzata via. Questa è la morte
E questo è della socialdemocrazia, come purtroppo è stata storicamente, la necessità, e vado a chiudere, di costruire invece una nuova sinistra e un soggetto nuovo che abbia un respiro necessariamente europeo. Chiudo perché mi è finito il tempo, dico un'ultima cosa che mi è cara. Evitiamo anche i toni apocalittici. Spesso il capitale, specialmente il capitale finanziario, viene descritto come il nulla della storia infinita, un totus potente che tutto assorbe, tutto distrugge. No, ci sono tante esperienze positive, tante esperienze luminose. Pensate all'emergere di mutualismo, di mutuo soccorso, esperienze di solidarietà. Ma dietro il co-housing, dietro il microcredito, dietro i gas, dietro tutto questo, c'è la ricostruzione di legami, la ricostruzione di legami sociali. E questo è un tema che a me è caro. Una nuova sinistra deve essere capace di lottare per la giustizia sociale, per la giustizia ambientale e per la ricostruzione di legami. In una parola, per la ricostruzione di felicità. Grazie a Tommaso Fattori. Ora non c'è bisogno di presentazione, lo conoscete tutti, Sergio Cofferati. Quella che comincia oggi è potenzialmente una bellissima avventura, piena di fascino, con qualche rischio, ed è per questa ragione che credo sia importante usare ogni circostanza per esaltarne il fascino senza sottovalutare i rischi. È un percorso, quello che abbiamo deciso, nel quale spero arrivino a completarlo insieme a noi tanti che oggi sono fuori e hanno spiegato questa mattina le ragioni delle loro distinzioni. Sono ragioni comprensibili e in larghissima parte diversità di opinioni superabili. Dobbiamo lavorare per farlo, partire in tanti e arrivare con una platea ancora più vasta. E mentre cammineremo dovremo affrontare e sciogliere nodi che oggi non è possibile sciogliere oggettivamente, per i ritardi del processo e per la difficoltà di alcuni di questi temi. Però vanno definiti con precisione. Oggi le istituzioni europee stanno attraversando la fase più difficile della loro vita recente e passata. L'Europa rischia un'implosione. Da questa situazione si esce non ritornando agli Stati membri. L'idea che si possa stare in un mondo globale dentro i piccoli paesi è un'idea antistorica e sbagliata. Avete sentito che non viene condivisa da nessuno dei nostri amici e compagni delle stesse forze progressiste o alternative degli altri paesi europei. Bisogna cambiare l'Europa stando dentro l'Europa. Bisogna riportare l'Europa a quella che immaginarono Spinelli e Schumann, o in tempi più recenti Jacques Delors. Bisogna avere la forza e il coraggio di proporre il cambiamento dei trattati. Gli Stati devono cedere sovranità e bisogna costruire gli Stati Uniti d'Europa, non ritornare ad un antico, incerto e insensato per molti versi. È difficile, certo, ma questo è il terreno sul quale bisogna sfidare la destra, che ha imposto dalla crisi in avanti le politiche del contenimento, del rigore, senza un'idea di sviluppo. Ma lo sviluppo si potrà fare solo se le regole d'ingaggio verranno cambiate. Una grande sfida europea, non soltanto italiana, per tutte le sinistre, perché non succedono più fatti incresciosi, si potrebbe dire ben altro, come quelli che hanno penalizzato la Grecia, che ci ha provato in splendido isolamento. Lo stesso cambiamento vale per noi. Abbiamo uno spazio grande. Il Partito Democratico ha virato verso il centro, non ritornerà più sui suoi passi. Tante persone sono deluse, non votano. Ci sono tante culture della sinistra che vorrebbero un riferimento che abbia valori condivisibili, valori condivisibili. È da lì che bisogna partire. Non ci si colloca astrattamente nella sinistra,
bisogna dimostrare di esserlo. E lo si è se si hanno valori dai quali si fanno discendere delle politiche. E se ci sono tanti che guardano a noi con simpatia, con interesse, bisogna essere consapevoli che ci sono tanti che hanno fastidio di quello che stiamo facendo e faranno il possibile anche di più per ostacolarci, raccontando cose diverse dalla realtà, quella che ci riguarda. Noi fronteggeremo questi tentativi negativi e daremo forza a quelli che ci guardano con simpatia, a patto di avere grande rigore. La nostra identità non si può barattare per un assessore. E non si può parlare di un soggetto nuovo se poi anche nelle piccole cose il nuovo non appare. Dobbiamo lavorare tutti insieme per costruire un gruppo dirigente nel quale le ragazze e i ragazzi abbiano un ruolo importante. Non la retorica della rottamazione. L'esperienza delle generazioni più mature è fondamentale, ma l'energia dei giovani è insostituibile. E questa generosità non va invocata, va resa concretamente disponibile con gli atti che a partire da domani, nelle discussioni in tutti i territori, dovremo rendere praticabili. Questo è un percorso bellissimo, pieno di insidie, di difficoltà, ma io credo che se saremo coerenti, e lo dimostreremo in ogni circostanza, il consenso e la partecipazione non ci mancherà. Dipende esclusivamente da noi. Come sempre il destino è nelle mani di ciascuno di noi, ma questa volta la prospettiva, lo spazio c'è davvero. Dobbiamo provarci con il coraggio che serve in queste circostanze. Grazie, grazie a Sergio Cofferati. Ora vorrei chiamare sul palco una personalità importante che viene dalla Sicilia, il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando. E nel farlo vorrei anche fare i complimenti al regista Gianfranco Rosi, che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino con il film Fuoco a Mare, che racconta l'odissea dei rifugiati nell'isola di Lampedusa. Buongiorno, un'esigenza forte, un progetto forte di rappresentanza e di partecipazione politica. Credo che sia questa la ragione per la quale voi siete riuniti e vi ringrazio per avermi invitato. Una esigenza forte di nuova e adeguata rappresentanza e partecipazione politica che trova particolarmente attento e sensibile chi come me si trova sostanzialmente da 3 anni a non avere partito e si trova a non avere partito amministrando la città di Palermo avendo rigorosamente contro il Partito Democratico tutti i partiti di centro e tutti i partiti di destra. Sapete cosa resta da questa operazione? Il 74% degli elettori. Mi resta poco. Credo che sia la conferma, forse, che c'è una pateria per forme nuove di rappresentanza, a condizione che non si commetta l'errore di pensare che 1 più 1 più 1 fa 3. Senza una visione, 1 più 1 più 1 fa meno 2. Credo che sia questo il senso dello stare insieme, ed è il senso dello stare insieme avendo bisogno di rappresentanza e partecipazione politica dopo 20 anni nei quali in assoluta continuità, da Berlusconi ai giorni nostri, passando per Grillo e per Monti, si sono destrutturati tutti i luoghi di partecipazione, si sono distrutti i corpi intermedi, si è attentato all'articolo 2 della Costituzione che parla di formazioni sociali, con la conseguenza che l'effetto di tutto questo è
la mortificazione di tutto ciò che è intermedio, sia esso un sindacato, sia esso un partito, sia esso un'amministrazione comunale, ed è evidente che la politica si è fatta la politica del talk show, al quale non partecipo, ma nei quali, devo dire, francamente neanche mi invitano, quindi diciamo sostanzialmente ci perdo poco, ed la politica del sondaggio, quella politica sostanzialmente che mira a trasformare e a rendere il verdinismo la cultura dominante, trasformando razzi e scilipoti in profeti dell'avvenire. Credo che sia questo il senso, e questa politica produce la riforma costituzionale, che è una mortificazione della democrazia e un rafforzamento della finanza. È esattamente questa la logica. Secondo il criterio per il quale fai le riforme comunque. Ma posso chiederti che effetti produce la riforma? No, no, ne parliamo dopo. Intanto facciamo la riforma. Credo che sia in questo scenario necessario stabilire a quale chiodo appendere il quadro della politica. Io credo che il chiodo al quale appendere oggi il quadro della politica è il genocidio dei migranti. Il genocidio dei migranti. La mia vita è cambiata da quando, da professore di diritto pubblico, teorizzavo la mobilità umana come un diritto umano, a quando ho conosciuto personalmente i migranti. Noi verremo chiamati responsabili di un genocidio, perché si sta consumando esattamente quello che si è consumato in passato a Dachau ed Auschwitz. Perché parlo dei migranti? Parlo dei migranti perché i migranti stanno dando un volto umano alla globalizzazione. Che cos'è la globalizzazione se non mobilità di cose, di denaro, di informazioni? Grazie ai migranti noi stiamo recuperando il volto umano della globalizzazione, cioè della mobilità. Ma i migranti non sono soltanto Aylan, curdi. Perché io mi sono indignato quando ho visto il cosiddetto mondo occidentale, mi vengono i brividi quando sento usare questo aggettivo occidentale per come viene usato, quando ho visto il mondo occidentale addolorarsi per il povero Aylan curdi, bambino morto sulle coste turche. Vergogna, vergogna. Ci siamo commossi perché assomigliava a nostro figlio e a nostro nipote. E quando vediamo un bambino nero e sporco, con gli occhi gonfi, la pancia gonfia, per la malattia e per la fame, non ci indigniamo. Non ci assomiglia, non è un essere umano. Vogliamo renderci conto che è partendo dal riconoscimento dei diritti dei migranti che possiamo finalmente liberarci dall'idea dello Stato come uno spazio chiuso. Possiamo liberarci finalmente dall'identità, che il lunedì è una condanna e il martedì diventa un privilegio. L'identità è un atto supremo di libertà. Io non sono siciliano perché sono nato da padre e madre siciliana. Non sono siciliano perché ho sangue siciliano. Poi se c'è un ematologo mi deve spiegare la differenza tra il mio sangue e quello dei bengalesi. Ma questo ne parliamo stasera a cena. Io sono siciliano perché ho scelto di esserlo. E rivendico il diritto alla identità. Io ho scelto di esserlo. Potevo essere musulmano e tedesco, marocchino e hindu. Vogliamo riconoscere questo diritto a ogni essere umano. Vogliamo renderci conto che per i ragazzi giovani come me lo Stato non esiste più. Esiste il mondo e il villaggio dove vivi, quello che è in mezzo è un ostacolo alla felicità, è un impedimento a vivere bene. Esattamente questo è il senso di gratitudine ai migranti che ci hanno insegnato e ci hanno ricordato che bisogna riflettere di pace pensando ai migranti, riflettere di sicurezza pensando ai migranti, riflettere sullo sviluppo pensando ai migranti, per costruire una formazione, un soggetto, un movimento, una politica che faccia finalmente della legalità dei diritti l'obiettivo e non la legalità del diritto che troppe volte mortifica i diritti. La schiavitù era prevista per legge, la pena di morte era prevista per legge. Lo dico con la sofferenza di un cattolico. Il Vaticano ha abolito la pena di morte formalmente soltanto nel 2001. Fino al 2001 il Vaticano non poteva fare parte dell'Unione Europea per ragioni etiche legate al diritto alla vita. Capite com'è difficile liberarsi da leggi che prevedono la schiavitù, la pena di morte,
Noi proponiamo di liberarci dal permesso di soggiorno. Bisogna abolire il permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno è la nuova schiavitù, la nuova pena di morte. Non abolire il passaporto, No, perché non vorrei che i siciliani girino liberi per il mondo senza controllo. No, passaporto no. Ma il permesso di soggiorno è la nuova schiavitù, la nuova pena di morte. E questo è esattamente il messaggio che viene da Palermo, con la carta di Palermo, con la carta che riconosce la mobilità internazionale un diritto umano, una città, Palermo, dove abbiamo appreso che se vogliamo dissentire da Schäuble bisogna prima comportarsi come lui. Per 2 anni siamo comportati come Schäuble. Abbiamo messo a posto il bilancio del comune di Palermo. Oggi il comune di Palermo è un comune nel quale tutti i servizi locali sono tutti pubblici di proprietà dell'amministrazione comunale al 100%. Non c'è un solo appalto privato nel settore dei rifiuti e la mafia si innervosisce. Non c'è un solo appalto privato nel settore dell'acqua e la mafia e i modernisti di sinistra si innervosiscono. Non c'è un solo appalto privato che riguarda il trasporto pubblico, l'informatizzazione, il servizio di illuminazione. Tutte le aziende partecipate del Comune di Palermo sono tutte inutili in esercizio. Siamo l'unico comune a sud di Roma che non ha un euro di anticipazione di cassa con quel sistema bancario strozzino. Voi sapete che il nostro tesoriere ha chiesto i danni a me, sindaco di Palermo, perché non ho chiesto anticipazione di cassa. Avevamo fatto la proposta pensando che lei era fallito, lei non è fallito e devo fallire per fare favore a te. Io credo che siamo qua esattamente per dire che cambiare è possibile. Grazie e auguri. Claudio Riccio, ACT. Ciao a tutte e a tutti. Ciao in particolare a quelli che sono stati qui 3 giorni a discutere, a confrontarsi, giorno e fino a tarda sera, in particolare a quelli che sono intervenuti a tarda sera, magari davanti a poche persone, e ciao a quelli che sono rimasti fino a tarda sera ad ascoltare. E ascoltare sarà una cosa estremamente importante, ascoltarci, confrontarci, perché inizia un percorso importante in cui dovremo soprattutto guardare a quelli che siamo qui oggi, ai tanti, ai tantissimi che ci hanno anche stupito per partecipazione, ma soprattutto a chi oggi non c'è. Dobbiamo pensare, uscire da qui pensando a chi oggi non c'è perché ancora non ci conosce e soprattutto a chi non è qui perché ci conosce e in questi anni è rimasto deluso, scottato, rassegnato. Dobbiamo andare a recuperare e coinvolgere tutti coloro che hanno smesso di credere che la politica sia uno strumento utile per cambiare la vita delle persone. Dobbiamo andare casa per casa, strada per casa, in una grande marcia per l'alternativa, un grande cammino di cambiamento vero, facendo meno conferenze stampa e più incontri nei quartieri, andando a bussare porta per porta, casa per casa, spiegando le nostre ragioni, confrontandoci, costruendo insieme alle persone le soluzioni e non solo ponendo problemi, le soluzioni in un grande programma di idea, di cambiamento complessivo di questa società, di questo paese, sapendo che dobbiamo fare un percorso che vada in profondità, sapendo che dobbiamo da un lato entusiasmarci e dall'altro lato riflettere, pensare, studiare, perché non ci basta un percorso che sia soltanto un iter congressuale. Noi vogliamo un processo vero, popolare, partecipato, che viva di discussioni nelle piazze, facciamo le assemblee all'aperto, non solo nelle nostre sedi, e trasformiamo le nostre sedi in spazi in cui fare mutualismo, servizi, aggregazione, rendiamo tutti i nostri luoghi, i nostri modi di agire pieni di vita e della nostra voglia e bisogno di cambiamento. Non possiamo dare per scontato nulla e non possiamo fare politica per abitudine. Non possiamo fare politica perché pensiamo che serva una sinistra a prescindere. Dobbiamo farlo perché crediamo di aver bisogno di uno strumento collettivo per cambiare la vita delle persone. E per questo dobbiamo iniziare a chiederci a cosa serve un partito oggi, prima di tutto. A cosa serve un partito quando i luoghi con democrazia sono senza potere e quelli con potere sono senza democrazia? Se questa è la situazione, se questo è il terreno della lotta, non possiamo pensare a un soggetto solo elettorale.
Dobbiamo pensare a un soggetto che sia anche elettorale, competitivo, alternativo alle altre forze che non sono in grado, che non sono in grado di dare alcuna risposta alle nostre vite. Tra chi alimenta la guerra tra poveri speculando sulla fame delle persone e chi aumenta la fame delle persone e le diseguaglianze. In questo contesto noi dobbiamo costruire un'alternativa vera, un soggetto che sia sì plurale e in grado di questo percorso di coinvolgere i tanti che oggi non sono qui, ma anche un soggetto singolare, un soggetto diverso da quelli che abbiamo conosciuto finora. Non possiamo pensare di fare la solita cosa. Non possiamo pensare di riprodurre quello che abbiamo già visto. Non possiamo lasciarci confinare nei ruoli in cui ci vogliono confinare. Non possiamo pensare di fare la cosa rossa o la cosa piccola. Dobbiamo fare una cosa grossa, grande, popolare, in cui la gente si riconosca, che capisca qual è il senso dell'azione politica, che capisca che il messaggio che esce da qui non è stiamo costruendo un partito, ma ci stiamo organizzando per cambiare tutto in Italia e in Europa. Il messaggio che stiamo lanciando da questa assemblea, da questi tre giorni, è che vogliamo aprire una grande lotta contro le diseguaglianze, che vogliamo dire e saper dire con forza che in questo paese, in Europa, nel mondo, c'è chi ha troppo e chi ha troppo gli va tolto quello che ha di troppo e va restituito, e va restituito alla popolazione, alla gente, va usato per fare gli asili nido, per la scuola pubblica, per consentire la gratuità dell'istruzione, per consentire un'università e una ricerca che ci dia una prospettiva in un paese in cui il 97% dei giovani ricercatori entrati nell'università nel 2004 ha abbandonato, è stato espulso dall'università. Come pensiamo di avere un futuro in questo mondo? Come possiamo pensare di avere un futuro in un contesto in cui chi come me ha una partita IVA si deve sentir dire dal governo che viene fatto un grande passo in avanti, perché adesso se io avrò una grave malattia non dovrò più versare i contributi alla gestione separata nel periodo in cui subisco le cure. Ma possiamo chiamare diritti questa cosa, questa atrocità, queste concessioni vergognose? Noi vogliamo davvero una dignità vera del lavoro, della vita, vogliamo un reddito minimo, vogliamo strumenti per risolvere quelli che sono i problemi di una generazione che non ha casa, diritti, futuro, lavoro. Dobbiamo fare una battaglia a tutto campo. Una battaglia a tutto campo che soprattutto parta da un'idea, dall'idea che noi siamo qui, facciamo politica, come dicevo prima, non solo per abitudine, anzi, ce ne dobbiamo liberare dall'idea di fare politica per abitudine. Noi facciamo politica non per vivere, ma per cambiare la vita delle persone. Noi siamo quelli lì, quelli che fanno una proposta al paese, una proposta autonoma che non sta ad aspettare cosa accade negli altri campi, che vuole sì governare questo paese, ma non in subalternità aspettando che cambi il quadro politico e basta. Andiamocela a prendere una maggioranza che esiste in questo paese sui nostri temi. Esiste, esiste sull'acqua pubblica, esiste sui beni comuni, esiste sul bisogno di accogliere chi scappa dalla guerra, esiste sul rifiuto della guerra, esiste una maggioranza. Organizziamola, andiamola a prendere, perché noi ne abbiamo bisogno, tutti. Ne abbiamo bisogno tutti, la nostra generazione non ha davanti a sé altre scelte. E come noi tante altre generazioni, non solo la nostra. Tanti della mia generazione ogni anno se ne vanno da questo paese. Per noi la scelta di impegnarci in politica non è solo legata alla passione, che a volte non è sufficiente a spingere gli sforzi che richiede. Non basta la passione. Ci spinge la necessità. Ci spinge la necessità di chi ha bisogno di cambiare per avere un'alternativa alla fuga da questo paese in macerie. Siamo stanchi di questa situazione, ma abbiamo un sacco di energie. Mettiamole in campo in una grande lotta in tutto il paese, in Europa, per riconquistare la sovranità popolare, per la democrazia e per il cambiamento. Grazie. Grazie Claudio Riccio. Ora sono particolarmente contenta di dare la parola al nostro Giorgio Eraudo, candidato sindaco per Torino in Comune. In bocca al lupo, Giorgio. Grazie, Crepi. Cari compagni, vorrei raccontarvi una storia. È venuto a bussare alle nostre porte, quelle del Comitato di Torino in Comune, un compagno del PD che era da poco uscito dal coma e che si era addormentato solo un giorno prima della nostra non vittoria nella coalizione Italia Bene Comune. E questo compagno è venuto da me e mi ha detto: scusa Eraudo, ti stimo,
ma perché ti candidi in alternativa al Partito Democratico? Com'è possibile che ci dividiamo? E con dolore ho dovuto dirgli: senti, te lo ricordi Alfano? Certo, mi ha detto lui, il delfino di Berlusconi, quello senza il quid. Beh, quello purtroppo adesso è un alleato vitale del PD. Ha fondato anche un partito che si chiama Nuovo Centrodestra ed è il miglior alleato di Renzi. Il compagno è rimasto interdetto e io ho proseguito. Te lo ricordi Giovanardi? Ha ringhiato lui. Certo, quel mascalzone secondo cui Cucchi si era picchiato da solo. Quello che ha difeso i poliziotti che hanno insultato la mamma di Aldrovandi, quello che difende i militari di Ustica e dice che l'associazione delle vittime non vuole la verità e i soldi. Ma i soldi, proprio lui, quello è stabilmente in maggioranza. Il compagno era distrutto, ma ho dovuto continuare. Te lo ricordi Bondi e la sua compagna, la Repetti? E chi se li scorda, dice lui. Lui è il poeta ruffiano di Berlusconi che scriveva «Mamma Rosa». Abbraccio d'amore, madre di Dio, Berlusconi, del poeta Bondi. Sì, lui bene, pure lui, ed entrambi hanno fatto una conferenza stampa per dire che il partito della nazione di Renzi è la salvezza dell'Italia. Noi lo sosteniamo, ha detto. Era a pezzi il compagno, ho temuto che svenisse, vi confesso, però mi ha chiesto: scusa, ma non è che quello che ha più processi che capelli in testa, concorso in corruzione, la massoneria della P3, la truffa della banca del credito fiorentino, non mi dire che Verdini, sì, anche lui, ha fondato un partito, l'ALA, e dice che lui è il taxi che traghetta i profughi di Forza Italia verso il potere. Allora mi sono permesso di dire a questo compagno che queste amministrative non sono per eleggere un sindaco o un assessore, non solo per questo, ma sono la battaglia di resistenza umana e civile contro la più grande operazione trasformistica che l'Italia ha conosciuto dai tempi di Giolitti ad oggi. Solo nel tempo dell'oscurantismo bigotto che vuole uccidere nella culla le unioni civili, la più grande battaglia di libertà che si possa immaginare, e sono soprattutto, lasciatemelo dire, soprattutto per noi che abbiamo combattuto a mani nude ai cancelli di Mirafiori per un diritto, mentre Renzi e Fassino dicevano con Marchionne senza se e senza ma. Sono soprattutto la più grande battaglia di classe che si possa immaginare. Solo che oggi, come ci disse con efficacia l'operaio, oggi nostro compagno Barozzino davanti ai cancelli di Melfi, solo che oggi la lotta di classe la fanno i padroni contro i lavoratori e contro i nuovi proletari che sono i precari. E se parliamo di libertà, io non capisco come si possa considerare alleato il senatore Quagliariello, che ha presentato un emendamento. Scusate, non volevo perdere tempo e mi sono perso la riga. Però la trovo, e io non capisco come si possa considerare alleato il senatore Quagliariello, che ha fatto negli scorsi giorni un emendamento per togliere i figli ai gay. Compagni, una cosa violenta, ma persino un po' folle. Toglierli per darli a chi? Per metterli dove? Io ho spiegato a questo compagno, a qualche altro dormiente, che la legge Cirinnà, fatemelo dire, non è stata affossata, stoppata da quei cattivoni improvvidi che si sono fatti un po' usare, come spesso accade dei grillini, ma da una pattuglia di 30 cattodem del Partito Democratico, che tra parentesi sono tutti rutelliani e renziani, con la senatrice Rosa Maria De Giorgi, ex assessore al Comune di Firenze. E qui ancora, è grave, è importante, non riesco a non parlarne, per ragioni anche personali e di affetto, per noi, perché riguarda due nostri compagni amici. Quando si è diffusa la notizia su Ed e Nicky, ho passato una notte, non lo faccio quasi mai, sui social network e ho visto la feccia risalire i pozzi di questo paese. Anche qui c'è la nostra battaglia contro il Medioevo, la battaglia contro i crociati, contro i talebani in Italia. Com'è possibile che abbia avuto più coraggio Papa Francesco, che ha scaricato i vescovi della CEI, quelli del superattico, di Fassino che affondò i Dico insieme alla Binetti? Ricordatevelo. C'è anche una bella discussione che ci riguarda, non facile, e che riguarda l'uso dei corpi, e non dobbiamo scapparne. Però se si parla di uso dei corpi,
non se ne può parlare solo per le maternità surrogate. Se deve parlare anche dei corpi di quegli operai, quelle operaie che facendo i tre turni si spaccano le mani, i tendini, le ossa, su produttività e senza pause. Si deve parlare dei corpi di chi per avere un bambino in affido legalizzato dallo Stato deve pagare 50.000 euro. Ma come mai nessuno si preoccupa del terzo turno, delle pause ridotte? Perché non si vedono questi corpi? Finisco. Quando ho visto il coro degli insulti nella delegazione personale a De Nichi ho detto e ho pensato, quando toccano i nostri fratelli e le nostre vite, noi dobbiamo essere ancora di più in campo e non chinare la testa. Ho detto al compagno di Torino che in queste amministrative si parlerà di Europa, della Greta di Tsipras che Renzi ha abbandonato quando tutti le davano addosso, delle banche che vanno sempre aiutate e salvate, ma quando mai le banche saranno obbligate a salvare noi? Invece di massacrarci di tasse per aiutare le banche dovremmo forse trovare il modo di costringere le banche ad aiutare la gente quando ha l'acqua alla gola. Su questo Luciano Gallino, fino all'ultimo minuto, nel suo ultimo capitolo del libro, ci ha lasciato parole programmatiche e di governo già pronte. Possiamo assumerle, lui l'ha fatto per noi, me lo disse personalmente. E solo la settimana scorsa, ho finito davvero, scusate ancora un minuto, hanno infilato una riga fantasma nel disegno di legge per la lotta contro la povertà, per poter togliere alle vedove e ai vedovi la pensione di reversibilità, proseguendo così una guerra tra poveri, facendo cassa sulle pensioni, confondendo previdenza e assistenza. Se il presidente Damiano non si spaventerà e manterrà la sua proposta di stralcio, noi martedì la voteremo in Parlamento e la cancelleremo. Allora, i compagni, voglio dirvi infine davvero due cose. Di fronte a tutto questo non esiste l'idea di mandare giù tutto e combattere per una poltroncina uno strapuntino di sottogoverno. Il renzismo non è emendabile, non prevede minoranze né di partito né di coalizione. Dobbiamo rioccupare gli spazi pubblici, dando forza a consigli comunali diventato apici, dobbiamo impossessarsi della battaglia per ristrutturare il debito, per creare lavoro a partire dai comuni, per dare le case sfitte a chi non ce l'ha, come fece un sindaco fiorentino. Non spaventatevi, era Giorgio La Pira. E poi voglio dirvi che questo compagno torinese in letargo non esiste. Siamo tutti noi, un po' dormienti, mitridizzati, assuefatti, a poco al veleno. Siamo noi che, uniti come stiamo facendo a Torino, oltre alle autosufficienze che non aggiungono forza a chi è debole, che non ti rendono credibile a chi è solo, e solo con questo voto ci possiamo svegliare e andare in battaglia, in Italia, sotto le bandiere delle libertà dei comuni, ai referendum, quello sul Trivelle, quello sul Trivelle, ma anche quello su cui CGIL e FIOM si preparano a raccogliere firme per abrogare il buon Job Act e la buona scuola. Ricordando Alvin Kurdi che ha aperto gli occhi ai barbari sedotti dalla demagogia della Lega, e ricordando Giulio Regeni, il figlio, il fratello, il compagno che tutti sentivamo di conoscere, Giulio che se n'è andato in Egitto con 7 lingue, il suo cervello, il suo amore per la pace, la foto di Berlinguer sulla sua pagina Facebook. Vedete, compagni, nessuno di noi può entrare dentro il segreto crudele ed osceno di quella camera di tortura. Non conosciamo le domande, vero, ma il martirio di quel corpo apparentemente fragile, così metodico e bestiale, che ricorda gli assassini di Pinochet, il sacrificio delle matite spezzate in Argentina. Ho finito, ci dice che i gorilla del governo egiziano non hanno avuto le risposte che volevano. Giulio non ha parlato, Giulio ha difeso i sindacalisti che si oppongono al regime di Renzi. Quanta forza e quanto coraggio in quel corpo nudo apparentemente fragile, il coraggio disperato di chi vuole cambiare il mondo, il coraggio apparentemente disperato e tuttavia infrangibile di chi vuole cambiare il mondo. Il tempo è adesso, compagni, andiamo in battaglia con le nostre belle bandiere e con l'idea di libertà nel cuore, per vincere, non per partecipare. Grazie Giorgio. E ora un momento importante, perché come avete visto Nichi Vendola non è qui con noi, ma le sue parole non potevano mancare a questa assemblea. Ci ha mandato un messaggio e noi gli mandiamo in cambio un grandissimo abbraccio. Grazie Nichi.